Gentili telespettatori di Cilento Channel, bentrovati. La consueta rubrica dedicata all'economia con il nostro caro direttore della BCC di Aquara, Antonio Marino. Direttore, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a voi. E allora, come ogni settimana, parliamo un po' di quelle che sono state le notizie che si sono, insomma, verificate nel mondo dell'economia, ma anche le attività della BCC. Di Aquara e mi piacerebbe parlare di un articolo uscito proprio ieri sul Quotidiano del Sud. Anzi, direttore, c'è una novità, lo facciamo anche vedere ai nostri telespettatori. Cilento Channel si è organizzato, eccolo qui, vedete. Allora, 10 anni di rivoluzione allo sportello hanno cancellato il credito al sud e quindi nel mezzogiorno accrescono le difficoltà di accesso al credito da parte di imprese e famiglie. È vera questa cosa, direttore? È verissima. Tra l'altro noi, come BCC di Aquara, lo stiamo dicendo da lunghi anni, che effettivamente questa riduzione, forte riduzione di sportelli bancari al sud stanno penalizzando ancora di più il sud nel cosiddetto accesso al credito. Oggi l'accesso al credito al sud è ancora più difficoltoso e va a cazzotte, diciamo, con la situazione che abbiamo al sud, che è sempre di un'economia sempre più in difficoltà. Il divario nord-sud si va ampliando ancora di più e quindi non poter disporre di accesso al credito, soprattutto questa difficoltà tocca le piccole e piccolissime imprese, perché le grosse imprese trovano sempre dove andare. Il problema è che stiamo penalizzando i piccoli, piccolissimi, e quindi e anche le famiglie però. E questo ci danneggia ancora di più perché mette ancora più in difficoltà il tessuto economico, quello più diffuso. E noi, come banche di credito cooperativo, la nostra in particolare, stiamo facendo di tutto per far crescere invece i nostri sportelli al sud. Dove le grosse banche chiudono, noi cerchiamo di aprire uno sportello. Le banche di credito cooperativo sono le uniche che ancora aprono qualche sportello. Noi stessi, per esempio, a Capaccio abbiamo aperto un secondo sportello mentre è andato via Banco Napoli, Monte Paschi, UbiBanca da Capaccio, che non è una cittadina, diciamo, da poco. Quindi questa cosa va valutata attentamente. La preoccupazione nasce anche dal fatto che purtroppo il legislatore fa fatica ad accorgersi di questo fenomeno. Tant'è che lo scorso novembre anche il COPASIR, che è diciamo, quell'organismo parlamentare che si occupa della sicurezza dello Stato, ha dedicato un capitolo nella sua relazione a questo fatto a vantaggio, diciamo, delle banche di credito cooperativo. Ma nemmeno là, poi non ha sortito nessun effetto. Tra l'altro, in questi giorni si parla tanto del COPASIR, ma se ne parla perché si litiga su chi deve presiederlo, non su che cosa deve È fare. Questo è il dramma dell'Italia, insomma, no? vero. Dove quando c'è una poltrona in palio diventa un argomento da prima pagina, poi invece quello che deve fare quel poltronaro dipende, poi vediamo se serve, se non serve, insomma. Ecco, quindi io vorrei che il COPASIR, avendo fatto quella bellissima relazione in data 5 novembre, dessero seguito alle cose che scrivono, ecco, prima ancora di pensare alle poltrone. Certo, parliamo invece di te che dalla poltrona ti alzi e vai in giro tra le nostre aziende del territorio. In settimana sei stato, adesso faccio vedere subito il sito internet della BCC di Aquara, ecco qua, hai visitato 3 aziende. Parliamo della prima, la MAF, vedete, parlaci un po' di loro brevemente. Noi, io in particolare non è che mi alzo dalla poltrona, mi alzo dalla sedia, che è un'altra cosa, però andiamo in giro spesso a visitare aziende, nostre clienti soprattutto, ma soprattutto aziende che sono amiche della nostra banca, perché tra noi, tra i clienti nostri e la banca c'è un ottimo rapporto, quindi un rapporto di vera amicizia più delle volte. Questa è la MAF, un'azienda che sta Ponte Cagnano, e si occupa di banca
packaging di stampa ed è brillante perché adesso c'è il papà e due figli. Soprattutto i due figli adesso stanno prendendo in mano la situazione ed è bello vedere dei giovani oggi che preferiscono il lavoro in azienda, portare avanti un'azienda che in questi tempi fare impresa è veramente un'impresa. E quindi è bello vedere questi giovani che si danno da fare, che insomma sfidano l'Italia della burocrazia pur di fare impresa, insomma. Devo dire che questa MAF sta riuscendo egregiamente. Molto bene, andiamo avanti sempre con la visita aziendale che hai fatto in questa settimana. Eccoli qua, Industria Calce Casertana SRL. Ci sei anche tu qui? Sì, qui siamo nella zona industriale di Pucino. Questa azienda si chiama Industria Calce Casertana perché la sede storica è in provincia di Caserta, mentre hanno questa sede distaccata, diciamo, qui nell'area industriale di Bucino. L'area industriale di Bucino ultimamente è agli onori della cronaca perché si parla di questo trasferimento delle fonderie Pisano da Salerno all'area industriale di Bucino, però già nell'area industriale di Bucino ci sono tante belle aziende. Questa dell'industria calce casertana è una delle più importanti. Producono calce, che la vendono in tutto il sud Italia, dalla Sicilia alla Campania, Puglia, insomma, Basilicata molto. Sono amici della nostra banca e soprattutto il titolare, Vozza Giuseppe, è una persona squisita, che insomma, si dedicano a tempo pieno all'azienda. Gioiscono quando l'azienda cresce, proprio ce l'hanno dentro questa voglia di intraprendere, di fare. È un settore nemmeno tanto facile in questo momento perché sapete bene che l'edilizia insomma, si muove un po' rallentatore, però diciamo che loro riescono a far crescere il fatturato, a far crescere il numero degli operai, quindi creano occupazione e questo è importante. Noi siamo contenti di questa azienda, siamo contenti di quello che fanno. C'è questo affiancamento continuo e speriamo di andare sempre più avanti. Molto bene, e infine hai visitato anche Vitale SRL. Eccolo qui, lo vediamo. Questa è un'azienda che è stata visitata dal nostro collega Alessandro Fiscina della nostra filiale di Salerno. La sua attività è nel porto di Salerno, si occupa di logistica, di trasporti, di un sacco di camion, quindi si occupa di tutti i trasporti, ma soprattutto devo dire che Giuseppe Vitale è una persona squisita, è una persona competente, ma è una persona squisita proprio nei rapporti, nella signorilità, nella managerialità, nella capacità di fare impresa. Devo dire che è molto bello essere amico di Giuseppe Vitale. Direttore, ed è molto bello aver chiacchierato con te, soprattutto aver parlato di impresa che nonostante il Covid continua insomma imperterrita a resistere e ci auguriamo al più presto di ricominciare, diciamo, con buoni numeri per soprattutto salvaguardare il nostro prodotto locale e cilentano, nonché di tutta la provincia di Salerno. Grazie ancora per essere stato con noi. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao, Buon lavoro, direttore. grazie.